caratteristica di questa iniziativa è quella di mettere assieme vari livelli, cioè la parte ambientale e quindi un'attenzione importante soprattutto a quella che è la cultura tradizionale che sta intorno agli alberi, soprattutto gli alberi. Poco fa abbiamo piantumato un velo selvatico con la protosparagna, poi come avete visto ci sono i gruai, ci sono altre cose che rimandano a questo tema. Poi un'altra componente importante è l'arte visiva o comunque l'arte in varie forme, perché abbiamo fatto un'installazione. La musica popolare, che è caratteristica fondamentale poi di tutto quello che avviene a Marano da tanti anni, e diciamo la letteratura in un senso ampio, può essere dalla storia locale alla poesia, passando per tante altre forme. Quindi quello che adesso facciamo in questo momento è proprio un incontro, diciamo, dedicato proprio a quest'altra sezione della manifestazione, cioè a quello che è, diciamo, il contesto letterario poetico. E abbiamo chiamato per questa prima edizione lo scrittore e poeta Franco Arminio. Il computer è il pelo selvatico, il titolo... Così d'amore, ma come dire, c'è anche qui c'è l'albero in mezzo. Sul tuo viso c'è un vento caldo e qualche nube. Fioriscono i ciliegi intorno a Pube. Oggi c'era un vento creativo, spostava le case, i lampioni. I rami degli alberi sembravano maestri d'orchestra. Sant'Angelo dei Lombardi, il primo è uscito, prego. Leggo una cosa sul terremoto. Esatto. Siamo tristemente noti appunto. Oggi è domenica nel cimitero di Conza. Sono le 11 del mattino. I morti del terremoto sono quasi tutti sulle stesse file. Un piccolo cimitero dentro il cimitero. Facce di uomini e donne di ogni età. Facce e storie che non ho mai incrociato. Ora di ogni persona che vedo vorrei conoscere cosa diceva, cosa faceva. Dall'addobbo della lapide a volte si capisce che si tratta di persone di una stessa famiglia. Ecco Luisa Masini, 9 anni, col gatto in braccio. Sotto di lei Valeria Masini, 12 anni. E poi Maria, 43 anni, la madre. Il pensiero va subito al padre. Dov'è il padre? Sa dov'è nel mondo a trascinarsi con la sua pena. Più avanti un'altra famiglia, Gino Ciccone, 49 anni, e poi Michele, di 10, e Alberto, di 21. Quelli che sono qui, certamente, si conoscevano tutti. Questo è il cimitero di Conza, la camera che non c'è più. Grazie, perché come figlio quasi dei bambini mi ha insegnato le prime note, e con queste note che allora mi imbarassi tutto, io adesso la vecchiaia non la sento proprio, meno male. Questo la devo dire, spesse volte mi accorgo che sbaglio. E perché sbaglio? Perché siccome io ero anziano, che gli poteva essere padre, no? Lui si vergognava di farmi l'osservazione. E per lo stesso motivo ti ringrazio una volta. Grazie di nuovo a tutti quanti. Amate la musica. E alla musica andiamo, perché adesso, come dicevo, tra un po' iniziamo, però poi che facciamo qui? Facciamo qui, che è un po' quegli organetti. Ah, sono pure gli organetti. Vabbè, naturalmente, come dicevo, Franco Arminio è qui, ci sono alcuni suoi libri. Facciamo la musica. Ci sono soprattutto delle canne, vedo in alcune copie, per cui poi volete
avvicinarti, di autografare qualche libro, eccetera, così c'è un attimo di... Dico di renderlo questa lavandina. La Mandrina, abbiamo istituito un premio che ogni anno vorremmo dare a una persona del nostro territorio che si è particolarmente distinto per la tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del nostro patrimonio ambientale e non solo. E quest'anno abbiamo pensato, per questa prima edizione del premio, di dare questo premio ad un amico di sempre, appunto Lello Ciccione. Una persona che non c'è più, che da 5 anni ci ha lasciati, ma che nella sua vita di 50 anni, 30 dei quali passati in questo paese, su questo territorio, ha dato molto proprio a questo aspetto. Si parlava di paesologia, lui è un paesologo sicuramente anti-litteram, diciamo, perché ha posto attenzione alle piccole cose di questo territorio, non soltanto nella sua vita quotidiana, ma anche nel suo impegno sociale, e forse niente più da dire perché lo conoscono tutti. Io sono stato molto amico di Lello, ci ha accomunato un percorso comune, abbiamo la battaglia per il parco, la guida del parco nella sua prima fase di vita, ecco, per cui quest'anno abbiamo pensato che questo piccolo premio non soltanto ci fa ricordare lui e quello che è stato, ma ci dà la forza di continuare, e quello che abbiamo fatto alla villa è soltanto il primo passo.
No! Oh, da applaudire il maestro Spagna, la posso mettere? Allora. Come? No, lui si è tre quite, cioè non sono. Ma la caratteristica della tarantella di Monteparano è quella di suonare sempre, far finta di finire. L'altra volta Empi mi ha detto, ma qual è il record che hai fatto tu? Di durata col clarinetto, perché gli altri sono però col clarinetto. Ha detto che l'altra volta il record che ha raggiunto è stato di 2 ore e mezza a un matrimonio. No, a una promessa, a una serenata. A una serenata. 2 ore e mezza a una promessa di matrimonio. Quando loro hanno finito di suonare. È nato i bambini. Hanno cacciato? Mentre suonavo sentivo sete e Michele mi ha messo l'acqua nel cranetto così. Infatti, dopo che mi ha buttato l'acqua, il cranetto suona così. Poveri il naso. È stato molto bravo! Riesco a fare qualcosa, pure grazie a loro. E soprattutto ci grazie a loro. Eh sì, la squadra è squadra. Come li chiami? Claudio? Carmine. Marino papà. Al tamburo Roberto Simone. Alla fisarmonica Simone Faia. Al clarinetto dell'orfano Aemi. Alla fisarmonica Carmine Marco. Al tamburo Sarno Michele. C'è solo la voce, capito? Vai. 338 92 61 715.
Grazie a tutti.